Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, video test molto particolare, come avrete intuito già dall'intro. Proveremo la Insta360 One Air su questo Scaler che ho da un sacco di tempo, quindi una macchina più che aggressiva, che va in situazioni veramente estreme, che va su dappertutto e scende più o meno dappertutto. Non ha prestazioni eclatanti a livello di velocità, ma a livello appunto di scalare, infatti è uno scaler, sale e scende più o meno dappertutto. Quindi ragazzi, è un video per vedere sia la stabilità della Insta360 e come vedete ho montato anche le lenti protettive del modulo 360, perché se si dovesse capottare, questo probabilmente succederà, e se si dovesse andare a rigare il modulo a 360, ragazzi, è come prendere un colpo nelle palle, ve lo garantisco, visto comunque i prezzi dei moduli 360 di Insta. Quindi ho montato le sue lenti protettive, che poi con il suo software di editing, appunto l'Insta360 software, c'è proprio la voce nel menu che va a eliminare l'effetto, o meglio il limite dato appunto da questa corona intorno alle lenti. E in più proveremo anche il modulo 4K classico, quindi metteremo il modulo 4K classico e proveremo un time shift appunto vedendolo montato su una macchina di questo genere. E poi ovviamente tutto questo per vedere la stabilizzazione della Insta360 con la sua stabilizzazione flow state, come si comporta in queste situazioni abbastanza estreme secondo me, perché sono tante vibrazioni piccole, ravvicinate. Quindi sono curioso di vedere come si comporta. Quindi ragazzi, non perdiamo più tempo e proviamo Insta360 One Air con modulo 360 e modulo 4K su questo Scaler con decal Apple. Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home. Go back home, go back home, go. That's where you belong.
ragazzi, il video è finito. Ragazzi, questa Insta360 One Air, secondo me, è tanta roba dal punto di vista della novità, della sua modularità. Quindi questa possibilità di essere componibile tipo mattoncini Lego è davvero affascinante e ci dà sicuramente un qualcosa in più rispetto alle telecamere classiche, perché veramente abbiamo tutto quello che vogliamo in pochissimo spazio e per qualsiasi occasione. E poi Insta360 a livello di 360 gradi sempre la numero uno, e su quello non ci piove, è imbattibile, è un po' come DJI per i droni. Quindi ragazzi, se questo video con Insta360 One Air su questo scaler con decal Apple vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una sessione, un test, un tutorial, una novità. Ciao.